Eccoci qui, andiamo ad aprire insieme la scatola del nuovo Navnet TZT-16F e vediamo un po' cosa contiene. Furuno, come sempre, non ha lasciato nulla al caso. E allora ecco apparire immediatamente tutti gli accessori necessari al montaggio e all'installazione. Iniziamo col nuovo cavo di alimentazione, che oltre ad avere il positivo già pronto di fusibile e un fusibile di ricambio e il cavo negativo ha anche un'importante schermatura per prevenire tutti i disturbi e interferenze. In dotazione trovate l'unico panno ideale per pulire lo schermo senza rigarlo. E ancora questo accessorio qui, necessario a montare la vostra sonda tradizionale direttamente sul nuovo strumento. E poi, nel caso in cui vogliate montare a incasso il vostro TZT, grazie a questi adattatori avrete semplicità nel farlo senza dover fare nessun attrezzo artigianale. Andiamo a vedere adesso lo strumento. Eccolo qui, il TZT-16F. Togliendo la pellicola appare subito il display dotato di una copertura in gomma, comodissima e sicuramente indistruttibile. E ancora lo splendido display. Guardando invece dal lato dei cavi, andiamo a notare immediatamente tutte le connessioni possibili. Due cavi analogici per collegare ben due telecamere analogiche. Il primo cavo USB che servirà per collegare eventuali schede di memoria per fare i backup oppure un comodo mouse. Questo è l'ingresso dell'amplificatore CIRP. Il cavo NEMEA 0183 che ci consente di collegare eventuali strumenti un po' più datati. Un comodissimo cavo NEMEA 2000 dotato di una buona prolunga. L'ingresso HDMI, notate bene, l'ingresso HDMI per collegarvi un computer, una telecamera, un lettore DVD, qualunque cosa vogliate. L'uscita HDMI che ci consente di utilizzare un secondo monitor. E questa è la vera novità, il cavo USB che ci consente di collegare direttamente il computer o qualunque altro dispositivo al monitor e controllarlo dal touchscreen del monitor. E poi due comodissimi cavi di rete. In questo modo sarà possibile collegare ben due accessori di rete senza utilizzare alcuno switch. E ancora l'ingresso della scheda SD che ci permette di utilizzare le mappe Furuno direttamente sullo strumento. Facciamo una prima accensione insieme. Eccolo qui il nuovo strumento. Acceso e pronto per voi. La comoda modalità demo vi può far vedere tutte le funzioni di questo strumento o ancora il semplicissimo tutorial, ma noi conosciamo già lo strumento e allora navighiamo. Vediamo il ricchissimo menu iniziale, la home page di questo favoloso strumento, ma le sorprese non finiscono qui. Grazie infatti all'ingresso HDMI ho collegato il mio computer e come potete vedere è direttamente disponibile tramite lo strumento. E allora non ci resta che navigare insieme, grazie al nuovissimo TZT. Andiamo!